Quando volete cominciare? Vabbè, intanto ringraziamo Guetta che è venuto, si è reso disponibile, ha accettato il nostro invito. Lui è membro dell'esecutivo, no? Della nuova direzione, che è uno dei soggetti che fa parte, diciamo, un po' di quest'area che ancora fatica un po' a compattarsi ancora di più, ma che però, diciamo, che non, a cui noi guardiamo con interesse. Ecco, questo che chi abbiamo organizzato, diciamo, autonominati, no, autodefiniti, come si usava un po' una volta, amici e compagni, e anche questa riunione, diciamo, c'è un po' di questo carattere, diciamo, intimo. Confidavamo un po' su una quindicina di persone, e vabbè, niente di cose, ma tanto per cominciare un po' a fare, diciamo, qualcosa, no? A ragionare. Lui è stato anche dirigente, non so, siccome qui molti di noi, quasi tutti, insomma, provengono da rifondazione comunista, quindi almeno io, Alberto, insomma, anche, non lo so, e quindi io me lo ricordo, insomma, no? Quindi, che lui è stato anche parlamentare per 10 anni, è dirigente del PRC, dei tempi d'oro, possiamo dire ancora. Forse sì. Anche di più, anche nei tempi della sfida, anche già nei tempi ha resistito, diciamo, è così. Le cose di cui parlare sarebbero tante, però anche visto che diciamo, siamo messi così anche a cerchio, lascerei un po' anche quindi le questioni che riguardano la politica italiana, i rapporti fra l'Italia e l'Unione Europea, questa vicenda del MES che adesso dice, se verrà a dicembre votato, se verrà votato così dovrebbe essere, secondo me, apre, diciamo, un problema, diciamo, perché anche la maggioranza, almeno i 5 Stelle oggi ho sentito che loro sono per volta contro, sono contrari, però cadrebbe il governo, diciamo così. Questi, diciamo, sono i temi, ma anche della questione, diciamo, di quelle che potrebbero essere le implicazioni per noi, perché il problema è anche che la sinistra è da anni, cosiddetta sinistra, che è, diciamo, ha lasciato un vuoto, cioè non c'è una sinistra politica che te poi può incidere, diciamo, nel quadro politico generale, perché non solo perché è frammentata, ma anche perché nel tempo ha perso, diciamo, il consenso, quello, diciamo, popolare, no? Che ancora un po', diciamo, nei tempi alti poteva rappresentare il consenso popolare dei giovani, cioè non c'è più, diciamo, questa situazione. Quindi il problema dell'analisi delle questioni politiche, anche le questioni internazionali, cioè io mi metto qui come te perché viviamo in un momento, diciamo così, particolarmente di tensione, di scontro, di contrapposizione, no? E quindi sono tutti i temi, diciamo, su cui oggi praticamente non si discute. Per esempio, la politica internazionale, gli ultimi governi l'hanno appaltata, cioè non ce l'hanno per fare la comunità di San Diego. Cioè, esatto, non c'è una politica internazionale del paese, se non quella di dirsi, ma però il Movimento 5 Stelle un po' timidamente qualche volta ha provato a differenziarsi, ma insomma con molta debolezza. Quindi il problema è così, ragioniamo un po' su quello che per noi, diciamo, cosa si può fare, no? Nel nostro piccolo, e in che direzione, visto che no, in che direzione, diciamo, ci si dovrebbe muovere per cercare di cambiare la situazione, perché il Movimento 5 Stelle è una fase critica, diciamo, no? È una fase critica a cui si contrappone una Lega che sta, diciamo, così stando i sondaggi, ancora, diciamo, è in crescita. Ma i 5 Stelle non hanno però una politica dalle alleanze, cioè non, e neanche tentano, perché questo è anche un problema, no? De aggregare, gli altri se ne inventano le liste, no? Cioè fanno le alleanze, le coalizioni, cioè il
PD è specialista in queste cose, vanno a fare coalizioni, cioè c'è non solo più Europa, ma se mette delle liste, no? Che gli consentono comunque poi le raccoglie su per tanti motivi. Invece i 5 Stelle, se sono sempre auto, ma oggi non esiste la possibilità di essere, diciamo, di costruire un'alternativa se non fai anche una politica, diciamo, dei rapporti politici e di convergenze prima, no? E non, diciamo così, come nella situazione che stiamo vivendo adesso, che è fatta tutta così, no? La Lega è venuto fuori quello che è venuto fuori, adesso col PD, dopo di questo è finito le carte. E quindi qui si dimostra tutta la fragilità del Movimento 5 Stelle. Però è anche vero che qualunque cosa noi pensiamo di fare con il Movimento 5 Stelle ci si dovrà fare i conti, cioè nel senso che anche componenti del Movimento 5 Stelle oggi critiche, stanno dentro, sono in sofferenza, e quindi l'idea, diciamo, di una sinistra è, cioè bisognerebbe cominciare a mettere insieme i tasselli per costruire un fronte antiliberista, cioè io lo chiamo un fronte, un'alleanza, una coalizione di forze, che, perché magari l'identità comunista non si vuole completamente non sciogliere, ma almeno se mettessero insieme un po' di più, cioè, no? Così come quelle di matrice più socialista, che però sono un socialismo ci saranno pure ancora gli statici dei praxi, però diciamo dai connotati più marxisti, no? Più dove si ragiona anche di rilanciare la questione del socialismo, no? E quindi un'area, diciamo, socialista, così come, diciamo, poi ancora penso per esempio a questa cosa del Fusaro, che è molto spinta, dove no, noi non siamo né di destra né di sinistra, un po' alla 5 Stelle, non siamo, però dal punto di vista della battaglia contro il liberismo, l'antiimperialismo e di certe questioni, diciamo, almeno lui, dopo non so se tutti quanti, si esprime nella giusta direzione, poi quindi può essere comunque sia un interlocutore, comunque sia io, cioè, no, c'è chi lo considera fascista, io non so così di categoria. No, c'è il problema di già capito, non sei fascista, guarda è fascista, guarda è fascista, posso dire, preferisco una destra, cioè se vogliamo dire destra, preferisco una destra defascistizzata e che comunque mi parla di antiliberismo, mi cita Gramsci, Marx, e difende, sta con Evo Morales, piuttosto che la destra degli anni 70 con cui che stava dalla parte della NATO, metteva le bombe, te ne vogliamo raccontare, no? Cioè, capitava, io non so, non so contento se ho davanti dei nemici, più preferisco avere persone con cui posso confrontarmi, almeno, no? Dialogare, perché sennò è una tragedia. Adesso quindi io ho fatto così, una chiacchierata così tanto per avviare la discussione, e adesso sentiamo così, volete che ci aggiorni anche un po', perché lui chiaramente dalla posizione sua conosce molto meglio di noi, diciamo, vari aspetti che magari ci interessa anche capire. Intanto vi ringrazio per l'invito, che è sempre in questo periodo soprattutto la necessità e la possibilità di discutere è fondamentale, perché come poi adesso dirò, perché tu hai posto una serie di questioni, mica poche, mica piccole, io seguo, per questo seguo un po' il percorso di come è nata e dove vuole andare la nuova direzione, perché lungo il percorso ci sono una serie di questioni che poi dirò, che noi in parte abbiamo definito, in parte ancora non abbiamo definito, cioè un percorso aperto, perché uno dei problemi che abbiamo è se noi diciamo le cose come si dicevano prima, nello stesso modo, e vi dicendo, evidentemente, come fa in gran parte quello che adesso noi chiamiamo sinistra, finisci contro il muro come i giocattoli, quelli che si fermano contro il muro, non vanno più avanti, continuano a sbattere, cioè, come dice per esempio Fagan, la sinistra è in una crisi adattativa, cioè non è stata a un certo punto più in grado di capire il mondo
che era cambiato e per certi versi quella che va per la dominante, il Partito Democratico in particolare, ma non solo loro, si sono fatti invece interpreti della nuova fase dominante, che era quella della vittoria del liberismo, con tutte le sue conseguenze sia sul piano sociale sia sul piano istituzionale, democratico e via dicendo. Allora, noi, nuova direzione come nasce, già questo è sintomatico di alcune questioni che tu dici, no? Intanto una parte che nasce, diciamo, uscendo da Eurostop, perché, diciamo, la matrice unificante è quella sostanzialmente contro l'euro, contro l'Unione Europea, vi dicendo, grosso modo si nasce così, con percorsi molto diversi, anche con conclusioni molto diverse, vedi per esempio le scelte di Bagnani, tanto per dirne una. E noi abbiamo lasciato Eurostop perché quando Eurostop ha scelto di insieme a dati dar vita a potere al popolo. Qui passa, quindi così diciamo, comincia il percorso, una delle prime questioni. Il distacco da fare con quello che io chiamo sinistrismo, cioè con una cultura che oggi identifica, o quella che la persona identifica con la sinistra. Io quindi non userei ad esempio mai il termine sinistra in termini positivi, perché le persone identificano con la sinistra, il Partito Democratico e il resto, e in larga parte le ritengono responsabili di quello che sta succedendo, a ragione, perché non sto a spiegarlo voi, o perché non sono in grado di interpretare la nuova fase. Che cos'è il sinistrismo? Da cui, secondo me, bisogna prendere il più nettamente, il più rapidamente possibile distanza. È un misto di varie questioni che identificherei così. Uno, un vario europeismo di varia natura, europeismo spinto ma anche europeismo critico, però dove quello che rimane intangibile è l'Unione Europea e l'euro. Questo è uno degli aspetti che invece noi identifichiamo come invece uno dei problemi rilevanti per la situazione in Italia e in Europa. Poi, altro aspetto ancora, questa sinistra tutta è largamente antistatalista ed è per le liberalizzazioni in forme diverse, fino al discorso sui beni comuni, che è un modo, diciamo, per essere contro il pubblico anche quello. USA è no border, quello che si dice no border, cioè confini aperti, solidarismo così, un tanto chilo, modificando e scambiando il senso dell'internazionalismo, identificando questo, l'accoglienza così a critica con l'internazionalismo, quando in realtà questo è diciamo, cosmopolitismo, ognuno poi lo può definire in varie maniere, e diciamo il politicamente corretto, che diciamo questo modo per cui c'è questo ormai tutti gli intellettuali, tutto il mainstream, i giornalisti, se dici qualcosa di traverso su queste cose diventi bollato, per esempio come un fascista, no? E quindi anche qui un altro problema che viene usato spesso e volentieri, diciamo anche lì svuotando il significato vero, è la questione dell'antifascismo. Chi non è d'accordo con loro è fascista. In una situazione in cui i fascisti esistono, per carità, ma non identificare, tanto per dire, Salvini come fascista e vi dicendo, o al tempo discorsi analoghi venivano fatti con Berlusconi, è non capire la fase del capitalismo. No, dove che oggi non ha bisogno da noi ancora
di forme fasciste, quindi se veniamo invece da altre parti, sì, dall'Ucraina o andiamo in America Latina. Quindi questo è un primo dato, cioè prendere le distanze da questa cultura, da questi comportamenti, perché non portano da nessuna parte e sostanzialmente allontanano le masse popolari e lavoratori dalla sinistra. Oggi i conflitti, una volta c'era un conflitto, da chi andava la gente? Dalla sinistra. Oggi da chi va? Non va dalla sinistra, se siamo un qualsiasi. Conflitto perché viene identificato con, non a torto, con l'avversario. Un altro pezzo di quello che adesso è la nuova direzione viene, o che abbiamo incontrato sulla strada, abbiamo incontrato Patria e Costituzione di Fassina, no? Perché faceva discorsi analoghi. La questione della sovranità, contro l'Unione, contro l'euro, la questione della Costituzione del 48, quindi, intendendo il senso originario di quella proposta, e anche lui con la necessità di cominciare a introdurre in Italia la questione del socialismo. E quindi abbiamo cominciato a fare delle convergenze, compreso con Senso Comune, che era un'aggregazione di ragazzi, adesso ormai non che ragazzi, se ormai si arriva fino a 40-45, qualcuno ha detto anche 50, vabbè, comunque, partendo da un altro punto di vista, che era la questione del populismo, della clau, e dicendo comunque, arrivavano anche loro a situazioni analoghe. E quindi abbiamo cominciato, ci siamo aggregati, perché no, questa necessità di aggregazione la sentiamo tutti, fra l'altro invitando anche altre persone, per esempio noi abbiamo invitato i compagni di Marx 21, perché anche loro vanno elaborando questioni analoghe. E quindi il 7 febbraio abbiamo presentato, il 7 febbraio non a caso che è il giorno in cui è stato Maastricht, il giorno di Maastricht, abbiamo presentato un manifesto per la sovranità costituzionale del nostro paese, che adesso lo riepilogo brevemente nei contenuti, poi ovviamente partiamo da una crisi, una critica del capitalismo di questi ultimi 10 anni, cioè una delle crisi più grandi dopo quella del 29, il fatto che siamo in una situazione in cui le diseguaglianze si stanno amplificando a vista d'occhio. In Italia l'entrata in Unione Europea dell'euro e ancor più la crisi del 2008 produce pericoloso, come si vede adesso con l'Ilva, con l'Italia, con un periodo, una deindustrializzazione, siamo al 25%, oltre il 25% di perdita dell'apparato industriale, e contemporaneamente noi abbiamo una svalutazione del lavoro, già che per esempio dice la disoccupazione in Italia è la percentuale analoga a quella che serve per stare nell'Unione Europea, stante il nostro valore economico, o se vogliamo dire in un'altra maniera, prima c'era la svalutazione adesso della lira, adesso c'è la svalutazione del lavoro, che può essere salari, che può essere appunto disoccupazione, ma che poi sono anche tagli dei servizi, eccetera, 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 eccetera. Quello è uno dei parametri. E questo inoltre produce un livello, abbassamento è anche un eufemismo, cioè ormai una quasi scomparsa della democrazia, perché nel momento in cui tu vai a votare, ma non puoi votare, cioè non decidi per cosa, oppure tu puoi anche decidere di votare per cambiare le cose, ma poi, come abbiamo visto, dopo lo riprende col governo giallo-verde, non le puoi cambiare, quindi tu stai semplicemente l'ultimo, poi le politiche le fa i mercati, come purtroppo ha già detto anche il Presidente della Repubblica quando parlava di Savona, no? Cosa ha detto? I mercati poi dopo, quindi tu non puoi scegliere un ministro perché poi i mercati poi ti criticano, no? ti fanno andare sotto. E in ogni caso, appunto, l'unica cosa che deve fare un paese, i consigli
così come il Parlamento, per una cosa, per fare i bilanci. Se, l'unica cosa che effettivamente tu devi fare, il resto è un po' di, è un'aggiunta, non lo puoi fare, è del tutto evidente che non ha più senso, la gente percepisce sempre più che è inutile andare a votare, no, perché tanto non cambia niente, ma non solo perché i partiti, ma perché il quadro in cui l'Italia è inserita non ha una... In positivo, non ha questa possibilità. In positivo noi abbiamo appunto elaborato delle posizioni per cui la sovranità non è nazionalismo di destra, nazionalismo becero, dicendo, ma appunto è una sovranità costituzionale, anche se poi anche qui le cose poi si ampliano i discorsi, ma non vorrei andare più di tanto. Il nazionalismo di destra attuale non è un nazionalismo come quello anteguerra dell'Ottocento, perché allora era un nazionalismo espansivo e aggressivo, adesso è un nazionalismo protettivo sulla base dell'identità, della razza e di dicendo, ma appunto non è la stessa cosa, le cose cambiano, vanno capite anche nel loro cambiamento. Il secondo aspetto caratterizzante era appunto, a differenza del sinistrismo, era invece la centralità della rimettere al centro la questione dello Stato, perché senza rimettere al centro la questione dello Stato stiamo andando alla deriva, alla disarticolazione che sarà, ne parlavamo prima, no? Sarà moltiplicato ulteriormente se passa come sembra andare avanti l'autonomia differenziata o secessionismo differenziato, come in realtà dovrebbe essere chiamato, e questo per mettere anche al centro la questione dell'interesse nazionale, sulla base della quale tu ti metti nelle relazioni con il resto del mondo, con l'Europa, ma anche con gli altri, mentre adesso l'interesse nazionale sostanzialmente non esiste, ogni tanto se ne accorgono quando sono con l'acqua alla gola in una situazione di emergenza dove non sanno più che cavolo fare, tipo l'Ilva o cose di questo tipo, quando invece dovrebbe essere. L'ultima cosa che accenno in questo quadro, noi diamo una lettura del populismo anche positiva, a differenza anche che viene sempre demonizzato, perché in una situazione in cui la classe operaia è stata sconfitta, le ideologie del movimento operaio antecedenti sono state sconfitte, c'è una frammentazione enorme e il modo di aggregare è un modo diverso da quello precedente, perché prima precedente c'era la grande classe operaia, no? Con grandi organizzazioni, eccetera, eccetera, cose che sappiamo, adesso un modo di mettere insieme dei blocchi sociali, vi dicendo, avviene in una forma diversa, o può avvenire in una forma diversa che possiamo definire anche populista. Tuttavia noi pensiamo che dobbiamo riscoprire e rianalizzare come si sviluppa la lotta di classe dentro a queste nuove modalità in cui si fa politica, si aggregano le persone e via dicendo, cercando, come succede nelle fasi populiste e come in tutti i blocchi sociali, no? I ceti e le classi non sono uguali, ci sono delle classi egemoni o meno, quello che il problema è come riportare a livelli di egemonia, vi dicendo, le classi operaie, le classi lavoratrici e cose popolari. Le ultime due cose che caratterizzavano questo percorso, che caratterizzano ancora questo percorso per quanto ci riguarda, è la questione dei migranti, che è una delle grandi questioni su cui è cambiato anche il senso delle persone, anche il voto della gente e delle classi popolari, e in particolare delle classi popolari. Questo è una lunga storia. Io ero dirigente di fondazione in Lombardia 10-15 anni fa, si vedeva facilmente,
come questa cosa veniva usata per cambiare. Ed erano i lavoratori del Terzo Polare che si spostavano a partire anche da questa questione. Non era l'unico, ovviamente. Comunque noi sul problema dell'immigrazione pensiamo che il primo problema sono le cause, e le cause sono le stesse modalità del capitalismo che sono state attuate in Grecia, per esempio, sono state attuate prima, per esempio in Africa, in tutta l'Africa subsahariana, e dicendo, le politiche sono state fatte in Grecia di indebitare, portare via risorse, quant'altro, sono ampiamente praticate con i problemi di desertificazione anche ecologica, ma anche soprattutto sociale e dicendo, che poi piano piano arriva a riversarsi sulla, come aspettativa, come soluzione. Da noi pensiamo che questo sia il primo problema, quindi finché non si interviene lì non c'è una soluzione positiva, non c'è un diritto a emigrare, ci deve essere un diritto a non essere costretti ad emigrare, che è un altro tipo di questione, è un approccio illegale, no? No, proprio come diritto, cioè uno ha diritto di avere il diritto di poter stare nel posto dove è nato, dopodiché uno vuole cambiare o andare, è un altro discorso, no? Ma invece, per esempio, il sinistrismo cos'è? Sostiene il diritto ad emigrare, quindi uno, se avendo il diritto di emigrare, può andare dove cavolo gli pare senza necessità di concordare con i paesi dove va, no? Senza nessuna regolazione, producendo lo spacciero che è nato, perché se tu non regoli i flussi non sei in grado di integrarli, quindi crei una guerra fra poveri, no? Che è sempre un modo per risolvere i problemi da parte di quelli che stanno su. Quindi noi riteniamo che l'immigrazione possa venire, ma in maniera regolata, in modo tale che possano essere integrati e quindi che non si crei un conflitto etnico, che è uno dei peggiori conflitti che possa avere una società, perché quella è un conflitto non componibile alla fine. Ci sono degli studiosi, per esempio, che hanno analizzato il modello americano. In America non c'è di fatto lo Stato sociale, basta pensare alla sanità, perché nessuno può dare i soldi a quell'altra etnia. E quindi la frammentazione etnica funziona come divaricazione sociale, impossibilità di costruire blocchi popolari, impossibilità o estrema difficoltà. E l'ultima cosa è che rimane nelle nostre idee è quella di fronte a tutto questo bisogna avere un'altra idea ridare un'altra idea di società, e quindi riproporre la questione della lotta per il socialismo come soluzione alla crisi del capitalismo e alla crisi anche del mondo occidentale, compresa quella ecologica, no? Che vuol dire, non può essere affrontato semplicemente come viene usata, no? Alla crisi ecologica si risponde con una nuova tecnologia, l'economia green, eccetera, eccetera, che cambia solo in parte, ma è solo un'altra forma di sfruttamento, un'altra forma per fare ciò. L'Italia, da questo punto di vista, la questione del socialismo è assente ormai. Già da prima dell'89, già il Partito Comunista ne parlava poco, il Partito Socialista era il partito di Craxi, che era sostanzialmente antisocialista, nel senso che è stato quello che ha introdotto il liberismo in Italia, no? da due punti di vista. Craxi sul piano economico, quindi la scala mobile, eccetera, eccetera, e dall'altra parte Martelli sul piano culturale, a cui peraltro non aderite tanto ex Santottini, eccetera, 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 no? Il discorso diventa complicato. E questo era il lavoro che abbiamo svolto, e questo in realtà è il lavoro che stiamo anche svolgendo. Purtroppo Fassino è ritornato a Rovile, ed è ritornato in Leu, ed è ritornato attorno al Partito Democratico,
adesso ha votato il nuovo governo, che io non so, non riesco ancora a definire con una parola, perché c'è chi... Io lo chiamo non so che, perché c'è altri che lo chiamano giallo merda, e quindi cioè, fra questi due estremi c'è un'altra definizione più urbana. E quindi niente, quindi diciamo, cos'è accaduto? È accaduto che quelli che ritenevano di portare avanti questa cosa, compreso tanti ex socialisti che erano dentro parte della Costituzione, diciamo insieme anche tipo senso comune, non so chi conosce i lavori di Thomas Fazi, stiamo costruendo, perché questo che voglio sottolineare, stiamo costruendo appunto nuova direzione. Noi siamo partiti, mi avvio alle conclusioni, siamo partiti anche con una definizione del cambiamento che è intervenuto col 4 marzo, col voto del 4 marzo. Cioè, per la prima volta la maggioranza della popolazione ha dato un voto anti-austerity e anche euroscettico. E quando dico euroscettico non intendo dire che sono tutti per l'uscita dall'euro. Non subito neanche dopo, però diciamo per la prima volta c'è stato, come peraltro stava succedendo ed era successo in altre parti dell'Occidente, no? Quindi non era una novità, no? Però in Italia questa è stata la prima volta in cui si è creata questa maggioranza popolare, che purtroppo si è incanalata in due partiti diciamo molto diversi, però diciamo è nato il governo giallo-verde. Noi sul governo giallo-verde, per farla corta, abbiamo dato un giudizio articolato, nel senso che abbiamo intanto ritenuto che per la prima volta, oltre al voto, si è creato un governo che esprimeva questa maggioranza di cittadini, stiamo parlando del 60%, questa maggioranza di cittadini che era contro l'austerità, che era critico sulle politiche che erano state fatte fino ad allora dal centro-destra e anche dal centro-sinistra, ma anche dal centro-destra. Non è che Berlusconi, la Lega e i fratelli, anche quelli che si chiamano Fratelli d'Italia, non hanno governato negli ultimi decenni. Abbiamo ritenuto che alcune politiche fossero, per la prima volta, andassero nel senso giusto, criticabili, però nel senso giusto. Il reddito di cittadinanza comunque affrontava il problema della povertà, la questione della quota 100, un problema in cui l'età pensionabile si allunga a fronte di una disoccupazione giovanile della Madonna. Anche sul piano internazionale, in maniera incasinata, fra chi comunque apriva Putin, chi sulla questione del Venezuela e su altre questioni, comunque prendevano posizioni che fino a quel governo non erano mai state prese, diciamo introducevano degli elementi di novità, e anche sulla questione dell'Unione Europea, perché per la prima volta si è andato a uno scontro con l'Unione Europea che non era solo, almeno non sembrava solo, diciamo, quel conflitto normale che veniva fatto ogni finanziaria, come aveva fatto anche Renzi, dicendo, ma diciamo si faceva intendere, o per esempio la Lega faceva intendere che si poteva andare anche oltre, alla fine, no? Per avere la libertà di fare le scelte che si ritenevano per il coso, il governo italiano. Purtroppo, come abbiamo visto, questo esperimento, questa esperienza è finita. Sì, ma è il mio.